Renzi scende sotto il 50% dei consensi, solo la Lega sale. Se Renzi mi farei una domanda e mi darei una risposta. L'economia lo sta condannando, quindi fra un mese probabilmente purtroppo sarà anche peggio. Tra un mese sarà come peggio, mai? Ma tu prevedi quindi, come dicevi, le elezioni anticipate per questioni economiche? Sì, quando hai un tasso di disoccupazione come questo rischi di mettere in ballo la coesione sociale, quindi qua rischiamo veramente gli scontri di piazza. Se vanno avanti col Jobs Act, con la riforma del Senato, con la legge elettorale, con quelle menate lì che non servono a niente. Quindi stanno giocando col fuoco, noi cerchiamo di spegnerlo il fuoco, però questi stanno giocando col fuoco. No, ti volevo chiedere, invece sul Quirinale, poi vabbè, a parte Amato che non è mai stato amato dalla Lega, altri nomi, ci sono altri nomi su cui voi potete avviare una riflessione? Ci sono altri nomi che ovviamente non facciamo per non danneggiare i nominati, evidentemente, perché se li nomina la Lega durano 20 secondi, però abbiamo alcune idee sicuramente. Ma l'identikit come un personaggio di alto profilo? Io sì, mi piacerebbe un non politico. O del mondo dell'impresa, delle professioni, della cultura, ce ne sono. Magari non schierati a sinistra, o non eccessivamente schierati a sinistra. Senti, ci può essere anche un dialogo con i 5 Stelle su questa cosa? Io dialogo con tutti, sulle idee, quindi non metto paletti a nessuno. Però non è la priorità adesso del paese, se fermi 10 persone a caso per strada, chi sarà il Presidente della Repubblica non gliene può fregare di meno. Però succederà a breve. Succederà a breve, quando succederà ne parleremo, ma non ci stiamo appassionando al problema in questo momento. Legato lì c'è la legge elettorale, anche là dici che non è, però anche questa è l'ultimo dei miei problemi, ma se la balocchi Renzi, l'emergenza è la disoccupazione, lui preferisce accelerare sulla legge elettorale, vive su Marte. Sta facendo molto discutere questa frase che qui Renzi, insomma, Berlusconi non dà più le carte, poi ha detto non temo la Lega, Salvini sta un attimino puntando sulla disperazione della gente, ecco, come risposta. Certo, la disperazione che crea lui, che alimenta lui, quindi vediamo di porvi rimedio. I dati sulla disoccupazione sono da dopoguerra, sono da fine della seconda guerra mondiale. Quindi noi stiamo cercando di ricostruire e i voti li prenderemo non per la rabbia, ma perché abbiamo un progetto di futuro diverso da quello di Renzi, che è peggio di Monti. Pensavo che con Monti avessimo toccato il fondo, Renzi è peggio di Monti. Berlusconi si è avvicinato alla tua campagna No Euro, ha proposto una doppia moneta, poi... Non è il momento delle mezze cose, o di qua o di là. Non è il momento delle mezze misure, delle frittate. L'euro è una sciagura e prima se ne esce meglio è. Questa Europa non è riformabile, prima si abbatte, si ricostruisce da capo meglio è. Magari facendo un referendum presso gli italiani. Quindi non è il momento delle mediazioni, delle mezze misure. Referendum per uscire dall'Europa. Assolutamente. L'esempio di oggi, vedi? Una macro regione alpina, aree omogenee, monete per aree omogenee, che rispettino le identità, le economie. L'Europa di oggi non ha senso, l'Europa 28 è una gabbia di matti. Immagini di raccogliere delle firme, ci stai pensando, o la prossima referendum? Per il momento siamo i cani da guardia del referendum per la legge Fornero. Io voglio portare a casa il diritto di votare in primavera per la legge Fornero, ma anche al pronunciamento della Corte Costituzionale, spero non faccia scherzi. Prima voglio mettere in salvo il referendum sulla Fornero, poi mi occupo del resto. Che tempi ci sono? Entro dicembre si devono pronunciare per il sì o per il no. Ah, entro dicembre? Yes. La giornata di oggi è un segno per la Lega. È il futuro dell'Europa, è il futuro dell'Europa che supera i confini, che è aperta, che guarda avanti e supera anche i confini degli stati nazionali. Quindi è un bel esempio, anche perché ci sono esponenti di destra, di sinistra, di sopra e di sotto. È un bel esempio, questa è l'Europa, non quella di Bruxelles. Senti, Marine la porta in Italia? Sì. All'inizio dell'anno, adesso vediamo come e quando. Sì, però... Ha fatto una cosa, cioè, con temi immigrazione e lavoro. Sì, mi piacerebbe. Sì. No, siamo gli unici movimenti europeisti. Gli anti-europeisti sono quelli che sostengono Bruxelles. Noi siamo gli ultimi europeisti rimasti. Quindi porteremo, vediamo se a Milano o a Roma, gli europeisti.
Questo già dal 13, dal prossimo appuntamento 13 qui a Milano? 13 parleremo di flat tax, ma non per 20 secondi, ma per due ore, documenti, numeri e proposte alla mano. Ultima cosa, il Movimento del Sud lo presenti questa settimana, dove a Roma? Se i tempi della burocrazia permettono, entro questa settimana. C'è il nome? Sì. Ce lo dici? No. No, cioè, no, se no cosa presento? Ma a Roma lo presenti? Se il movimento del centro-sud, cosa faccio? Lo presento a Milano. La Moretti ha vinto il Veneto. Auguri. Siamo terrorizzati. Ho visto donna. Un sondaggio di Antenna 3 Nord-Est di oggi, 87 a 13. Siamo preoccupatissimi. Senti, domenica c'è la prima della Scala, tu sarai in teatro, la no. Lega ha manifestazioni all'esterno, no, ci saranno no. Nulla. È un'istituzione la prima della Scala, quindi non vado dentro ma non vado neanche fuori. Grazie. Grazie a voi. Grazie.